Ha 48 anni Gianfranco Valdes di Quartus Sant'Elena, per anni lei, oramai posso dire, ha svolto il lavoro di giardiniere per il comune di Quartu, il classico verde pubblico. Adesso la mazzata improvvisa? Sì, ci ritroviamo con una mazzata all'improvviso, senza lavoro, con due figli a carico, uno che ne ha 21 e l'altro che ne ha 16. Con dei problemi da portare sempre a scuola i bambini e non ritrovarci senza comprare un libro, un quaderno, una penna. Siamo senza soldi, in poche parole. Tua moglie lavora? No. Ci ritroviamo senza casa, per strada, perché non abbiamo casa. E quindi l'unica persona che ci può ospitare è sempre una nostra zia. Con questi 1200 euro che noi prendiamo mensilmente, diciamo nel lavoro nel verde, ci ritroviamo a pagare 2.800 euro da pagare, 2.800 euro e oggi senza lavoro. 2.800 euro di cosa? Sono 2.800 euro di debiti agli uffici delle entrate, perché praticamente non avevo presentato un CUD della ditta e mi hanno messo 2.800 euro da pagare. Più mi ritrovo con un figlio che sta facendo il fruttivendolo, sempre a carico mio, che le hanno messo 5.000 euro di multa per due casse di frutta e ci ritroviamo senza nulla, tenente. Dove le hanno messe? Qua a Quartu? Qui a Quartu, dalla parte di via Fiume. Perché il suo figlio vendeva frutta sì, per arrangiarsi, perché la ragazza è incinta e quindi si è ritrovato a vendere due casse di roba senza lavoro. E quando gli hanno messa la multa? Gli hanno messa già quattro mesi fa. E quindi ci ritroviamo così, senza niente, in poche parole. Lei come vede il futuro suo e della sua famiglia? Il mio futuro? Io lo vedo male, se non c'è un lavoro lo vedo male, senza nessuna prospettiva, senza dignità, senza niente, in poche parole. Uno dei suoi figli, meglio, lei quanti figli ha? Due. Uno è maggiorenne, appunto, sì, ed sì, è quello che è stato anche multato. Sì. Un altro figlio? Figlia, minorenne. Figlia, minorenne. Sì. Come spiegare, soprattutto alla figlia più piccola, che il padre non ha più il lavoro? Sì, ma infatti quando io rientro a casa e gli dico che non ho più lavoro, non ti posso comprare più quaderni, non ti posso comprare più penne, non ti posso dare la colazione la mattina per poter andare a scuola, a non avere più niente. E lei si mette a piangere. Quindi già lì ci troviamo già male.